com'è andato questo incontro? Beh, noi esprimiamo cauto ottimismo perché gli argomenti trattati erano ben calibrati, però purtroppo voglio dire siamo molto scettici perché Foggia è stato abbandonato allo Stato da diversi anni e quindi voglio dire abbiamo insistito sul finché venga fatto lo stato di emergenza soprattutto del carcere di Foggia, perché dopo l'evasione non ha avuto nessuna accortezza, anzi oggi ho dovuto ringraziare il prefetto che dopo tanti anni finalmente la prefettura ha avuto contezza che presso il carcere di Foggia ci sono grossi problemi e di criminalità organizzata all'interno del carcere che è di difficile gestione. Abbiamo chiesto lo sfollamento e una dotazione organica che sembra che debba arrivare, però ci sono dei dubbi sia degli ingressi e delle uscite, perché già, voglio dire, nel 2017 il ministro Orlando fece una pianta organica dove ha maltrattato tutto il distretto Puglia e Basilicata, dove tagliò dal 18 al 30%, e quindi noi chiediamo, voglio dire, che venga cestinata quella pianta organica. Abbiamo fatto ricorso al TAR affinché venga ripristinato i canoni preesistenti e poi bisogna ragionare anche sull'apertura dei nuovi padiglioni che ci sono stati nel distretto, e con il personale che è stato assegnato ultimamente non si fa nulla. Io mi auguro che comunque ci sia un nuovo vertice della polizia penitenziaria all'interno della struttura, perché voglio dire la situazione attuale non dà ampie garanzie alla polizia penitenziaria. Come ritiene sia andato questo incontro? Ci sono speranze in base alle risultanze di questo incontro che qualcosa possa cambiare all'interno delle carceri foggiane e pugliesi? Ritengo di leggere nella convocazione odierna un messaggio di speranza. Già il fatto di essere stati ascoltati, già il fatto che si sia data voce alla polizia penitenziaria, che di per sé è una professionalità silente, una professionalità silenziosa, chiusa in un mondo dove l'esterno poco si vuole affacciare, è già questo stesso un messaggio di speranza. Lo stesso messaggio di speranza è quello che voglio cogliere nelle parole conclusive di Sua Eccellenza il Prefetto, che ci ha assicurato il suo impegno con i vertici centrali dell'amministrazione penitenziaria affinché venga alleggerito il peso della popolazione detenuta presso gli istituti pugliesi. Se ad oggi il tasso di sovraffollamento del carcere di Foggia oscilla fra il 160 e il 190% a seconda delle presenze, già ridurre sensibilmente questa pressione sul penitenziario darebbe quella boccata di ossigeno di cui il carcere di Foggia ha necessità. Se a questo ci andiamo ad aggiungere quel piccolo sforzo che ha fatto il Dipartimento dell'Amministrazione Centrale, certamente insufficiente, ma quantomeno anche questo è un segnale positivo di integrazione organica, la speranza per un futuro migliore o quantomeno per una sopravvivenza c'è. Come al solito siamo di fronte a logiche di pronto soccorso, non ci sono progettualità che ci consentano di dire che Foggia risorgerà dalle sue ceneri, e le ceneri non vorremmo vederle perché ci teniamo a questa provincia, ci teniamo a questo penitenziario. Se le promesse che sono state fatte si trasformeranno in realtà, possiamo dirci soddisfatti dell'incontro odierno. Ci dispiace che si sia arrivati a questo punto dopo che l'istituto ha vissuto e sta vivendo le sue criticità. Parliamo di un piano ferie che si sta facendo a fatica, per fare il quale sono stati fatti miracoli, sono state fatte manovre rocambolesche con la soppressione di determinati uffici e gli accorpamenti di posti di servizio. Il personale è stanco, giustamente stanco, visto l'elevato numero di lavoro di straordinario che viene richiesto, e aspettiamo insomma l'arrivo delle nuove forze, ma soprattutto aspettiamo un sensibile calo della pressione della capacità demografica presente all'interno degli istituti. Quali sono le criticità che state rappresentando al prefetto in questo evento, ancora in questo incontro ancora in corso?
Allora, le criticità sono innanzitutto la gravissima carenza di personale, di polizia penitenziaria. E infatti ci sono colleghi che gestiscono da soli 300 detenuti, cioè 4 reparti, e facendo anche i doppi turni, ossia 16 ore giornaliere. Non è assolutamente possibile una cosa del genere. Inoltre poi ci sono tantissimi detenuti psichiatrici che amplificano ancora di più le problematiche e creano disordine all'interno dei reparti. Poi il personale è stressato, è stanco, e non, anche dopo le 70 evasioni che ci sono state a Foggia, ci aspettavamo un'attenzione importante da parte dello Stato, invece c'è stata una sconfitta totale dello Stato. Ringrazio solo quegli angeli dei colleghi che stanno in questo momento nei reparti, a cui va un applauso e un ringraziamento speciale, perché sono veramente degli angeli. Tra l'altro c'è anche, diciamo, un ravvisato problema sulle ferie estive degli agenti, che insomma avrebbero bisogno di recuperare psicofisicamente il lavoro svolto durante l'anno. Infatti il personale è anziano, ha oltre 32-33 anni di servizio e il premio è solamente 7 giorni di ferie. Di ferie estive, è una cosa inconcepibile questa, e infatti diciamo il personale non ha buttato giù la spugna, ha lanciato la spugna, e quindi siamo veramente veramente delusi da questo Stato, da questo governo, che ci avevano promesso tante cose e invece ci hanno completamente abbandonato.